Salve, mi è stato gentilmente chiesto di realizzare Fred Mercury. Andiamo a vedere come l'ho realizzato. Per la testa andiamo ad avviare un anello magico di 6 maglie. Andiamo ora a fare un aumento in ogni maglia, quindi in tutto saranno 12 maglie. Andiamo ora a fare un altro giro di 12 maglie. Andiamo a fare una maglia e un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie. Andiamo a lavorare 18 maglie per altri 3 giri. Andiamo ora a fare un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia. In tutto saranno 20 maglie. Lavoriamo 20 maglie per altri 3 giri. Andiamo ora a fare una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia. In tutto saranno 18 maglie. Andiamo a riempire con lavatta sintetica e andiamo a fare una maglia e una diminuzione per tutto il giro, in tutto saranno 12 maglie. Andiamo a modellare e andiamo a fare un altro giro di 12 maglie. Andiamo a modellare il viso tirando fuori il mento e sistemiamo bene la parte delle tempie e degli zigomi. In questo modo ci aiutiamo con l'uncinetto a tirare fuori le parti in questo modo e andiamo a fare 6 diminuzioni per realizzare il collo e andiamo a fare un altro giro di 6 maglie. Andiamo a fare un aumento in ogni maglia, in tutto saranno 12 maglie. Una maglia e un aumento per tutto il giro e in tutto saranno 18 maglie. Ogni due maglie e un aumento in tutto saranno 24 maglie. Andiamo a lavorare 24 maglie per altri 5 giri. Andiamo a sostituire il filato color carne con il filato bianco e andiamo a fare altri 2 giri di 24 maglie con questo filato. Ogni due maglie andiamo a fare una diminuzione, in tutto saranno 18 maglie. Inseriamo l'ovatta sintetica, inseriamo il nostro stecchino e andiamo a fare altri 5 giri di 18 maglie con questo filato. Lasciamo il filo in sospeso bianco e andiamo a lavorare 2 giri con il filato nero di 18 maglie. Andiamo a sostituire nuovamente il filato con quello bianco e andiamo a fare un giro di 18 maglie con questo filato. Andiamo a fare ogni 2 maglie un aumento, in tutto saranno 24 maglie. Andiamo ora a fare altri 5 giri di 24 maglie. Andiamo a riempire bene con lavatta sintetica e andiamo a dividere le gambe, 12 maglie per una parte e 12 maglie per l'altra gamba. Quindi andiamo a lavorare 9 maglie e andiamo ad unirci contando 3 maglie a ritroso, 1, 2 e 3, in quest'altra maglia e quindi andiamo a lavorare la decima maglia, l'undicesima e la dodicesima, fino a raggiungere quindi il nostro segno. Andiamo a lavorare le altre due maglie e così abbiamo completato il giro di 12 maglie per questa gamba. E andiamo a fare 25 giri di 12 maglie per questa gamba. Finiti i vostri giri, andate a staccare il filo e a lavorare allo stesso modo l'altra gamba. Per realizzare i capelli andiamo a fare un anello magico di 6 maglie. Stringiamo il nostro anello, andiamo a fare un aumento in ogni maglia, in tutto saranno 12 maglie. Andiamo a fare un altro giro di 12 maglie. Andiamo a fare un aumento in una maglia per tutto il giro, in tutto 18 maglie. Andiamo a fare altri 2 giri di 18 maglie. Ora andiamo a lavorare 8 maglie, però girando il nostro lavoro in questo modo. Andiamo a completare la parte di dietro, quindi della nuca del nostro pupazzetto. Andiamo a lavorare le nostre 8 maglie in questo modo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 e 8. Giriamo nuovamente il lavoro e andiamo a fare altri 7 giri in questo modo, rigirando fino a completarne i nostri giri.
Fatto questo, andiamo a staccare il nostro filo e andiamo a chiudere il lavoro. Andiamo a cucire bene sulla testa la nostra forma dei capelli in questo modo. Puntiamo prima sommariamente e poi andiamo a fermare bene il tutto. Con l'ago ed il filato nero andiamo a rifinire la parte davanti del volto, quindi dei capelli. Andiamo a sistemare in questo modo, prendiamo la nostra parte e l'andiamo a suddividere in questo modo. Entriamo in questo modo e andiamo a fermare bene tutta la parte dell'attaccatura in questo modo. Andiamo dal centro e andiamo a rifinire tutta la parte davanti in questo modo. Usciamo all'altezza delle tempie in questo punto e andiamo a riempire tutta questa parte in questo modo. Andiamo a rifinire anche la parte di sotto, scendendo man mano e scalando man mano che scendiamo con il nostro filo. In questo modo. E andiamo poi a riempire bene. Per realizzare il naso andiamo ad avviare una catenella di 4 maglie. Chiudiamo la catenella e la andiamo a inserire in un ago per la lana e andiamo a sistemarla al centro del volto in questo modo e andiamo a cucirne bene verso il centro fino alla fine della catenella. Una volta che avete appuntato, andate a ripassare il vostro filato in questo modo, da una parte e l'altra del naso, quindi passatelo in questo modo, da una parte e dall'altra, fino ad arrivare all'estremità di sopra. Andate a rifinire il mento in questo modo, entrate col vostro ago qui all'angolo della bocca ed uscite stringendo un po' dall'altro lato in questo modo, in modo da realizzare il mento. Con il filato nero andiamo a fare le sopracciglia e quindi i baffi. Andiamo poi a riempire leggermente i baffi. Per gli occhi andiamo a costruire prima la nostra base bianca con il filato sottile. Con il filato marrone andiamo al centro dell'occhio e andiamo a realizzare la pupilla. In questo modo andiamo qui e andiamo a fare la nostra pallina e la andiamo a riempire. Con il filato nero andiamo a fare la pupilla all'interno nera e andiamo a contornare la parte marrone dell'occhio. Quindi passiamo intorno alla nostra parte marrona dell'occhio e andiamo a contornarne fino a delinearne tutta la parte. Andiamo poi a contornare con nero anche la parte bianca dell'occhio. Partendo dai baffi andiamo a realizzare la bocca subito sotto i baffi. Per le orecchie andate ad avviare una catenella di 3 catenelle e andate a lavorare poi 2 catenelle e andate a chiudere il lavoro. E andate a cucire così come abbiamo fatto per gli altri video. Quindi andate a chiudere il lavoro, lasciate il filo un po' più lungo e andate a cucire a lato solo nella base di sotto.
Per realizzare il braccio abbiamo un anello magico di 6 maglie. Stringiamo il nostro anello e andiamo a fare altri 4 giri di 6 maglie. Andiamo a fare un aumento nella prima maglia, in tutto saranno 7 maglie e andiamo a fare 4 giri di 7 maglie. Andiamo a fare un aumento nella prima maglia, in tutto saranno 8 maglie e andiamo a fare 4 giri di 8 maglie. Facciamo un aumento solo nella prima maglia e in tutto saranno 9 maglie. Andiamo a fare altri 4 giri di 9 maglie. Andiamo a fare un aumento solo nella prima maglia, in tutto saranno 10 maglie. Andiamo a fare altri 4 giri di 10 maglie. Andiamo ora a fare 4 diminuzioni, in tutto saranno 6 maglie. Prima di fare le diminuzioni andiamo a riempire il nostro braccio con la vatta sintetica. Andiamo a fare altri 2 giri di 6 maglie. A questo punto andiamo a staccare il nostro filo e a lasciarlo in questo modo. Andiamo a modellare il nostro braccio in questo modo. Per realizzare le dita della mano fate attenzione al verso in cui dovrete poi cucire il braccio ed andate a realizzare le dita. Entrate dal lato della mano in questo punto e andate a lavorare 3 catenelle per realizzare il mignolo per quanto riguarda questo lato. Fatte le nostre 3 catenelle andiamo a fare 2 maglie basse, quindi 1 e 2 nelle nostre catenelle in questo modo. Entriamo poi nella prima maglia qui che abbiamo sulla mano e andiamo a chiudere con una maglia bassissima. In questo modo abbiamo realizzato il mignolino. Andiamo a realizzare l'altro dito, l'anulare, 2 e 3 maglie. Possiamo fare anche 4 maglie per renderlo più alto e andiamo a lavorare le nostre maglie bassissime nelle nostre 3 catenelle in questo modo. Andiamo a fare l'ultima in questo modo, entriamo con una maglia bassissima, andiamo a chiudere in questo modo. Abbiamo realizzato quindi l'anulare. Andiamo a realizzare il medio, 1 2 3 e 4 maglie. Andiamo a realizzare una maglia bassissima nella nostra catenella, 1 2 3, entriamo quindi nella mano e andiamo a fare la nostra maglia bassissima per chiudere in questo modo e andiamo a proseguire quindi anche per le altre due dita allo stesso modo. Per il pollice andremo a fare 3 maglie anziché 4. Realizzate tutte e 5 le dita, andiamo a chiudere il nostro lavoro e andiamo a fermare con l'ago in modo da non farlo scucire o sfilare. Per realizzare la parte alta della canotta andiamo ad avviare una catenella di 24 maglie. Andiamo a lavorare 24 maglie basse nella nostra 24 catenelle. Andiamo a fare un altro giro di 24 maglie. Stacchiamo ora il nostro filo. Andiamo dalla parte davanti in questo punto e andiamo a lavorare la parte della bretella, quindi entriamo da questo lato e andiamo a lavorare tralasciando la parte del braccio, quindi andiamo a fare 3 maglie in questa maglia qui. Partiamo da questa maglia e andiamo a lavorare le nostre 3 maglie da questa parte. Prendiamo il nostro filo e lavoriamo le nostre 3 maglie. 1, 2 e 3 maglie. Giriamo il nostro lavoro in questo modo e andiamo a lavorare di nuovo 3 maglie. 1, 2 e 3.
giriamo nuovamente, saltiamo la prima maglia e andiamo a lavorare 2 maglie, una e due. Giriamo nuovamente e andiamo a lavorare un'unica maglia in questo modo. Andiamo a lavorare una maglia fino a girare tutto il nostro giro spalla, fino a raggiungere quindi l'altro lato. Andiamo ad inserire la nostra canotta in questo modo. L'andiamo a posizionare nel posto giusto. L'andiamo a mettere alla base qui. E andiamo a lavorare una maglia fino a raggiungere il centro qui della canotta. Andiamo a fare le nostre maglie fino a raggiungere il centro della canotta di dietro. Ho contato 8 maglie fino a raggiungere questa parte qui centrale. Dopo aver lavorato le mie 8 maglie, entro al centro della canotta, la parte di dietro, e vado a lavorare le mie maglie. Vado a fare una maglia bassissima in modo da unire e vado a lavorare 1, 2 e 3 maglie in questo modo qui. Vado a fare 3 maglie basse, quindi qui. Fatto le mie 3 maglie basse, vado a lavorare le mie maglie in modo da realizzare l'altra bretella in questo modo. Vado a realizzare le mie maglie basse, le mie 8 maglie basse fino a raggiungere la parte davanti. Contate le vostre 8 maglie, andate a fare un aumento nella prima maglia, quindi 1 e 2 maglie, rigirate il lavoro e andate a fare un aumento nella prima maglia, 1, 2 e 3. Sistemate bene la bretella in questo modo e andate o agganciarvi con l'uncinetto alla base oppure andate a cucire come preferite. Inserite il vostro ago e andate a cucire qui alla base in questo modo. Andate a fermare anche sulla base dell'attaccatura, qui, in modo che non si veda il distacco. In questo modo andrete a fermare anche la canotta. Uscite con l'ago in questo punto e andate a fermare bene maglia per maglia tutta la base della canotta. Andiamo poi a cucire al lato della spalla le nostre braccia. Andiamo poi a terminare con le decorazioni varie, le varie rifiniture e andiamo a realizzare le scarpe. Per realizzare le scarpe ho preso questo filato color carne e vado a fare la base di sotto. Vado ad avviare una catenella di 10 maglie. E vado a lavorare 10 maglie da una parte e 10 maglie dall'altra parte della nostra catenella. Chiudo il mio lavoro, quindi la base di sotto della scarpa, e cambio il colore. Vado a prendere il filato bianco e vado a fare un giro in costa dietro con il filato bianco di 20 maglie in tutto.
chiudo il lavoro e vado a lavorare 8 maglie, una l'ho già lavorata, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 maglie e vado a fare 4 diminuzioni. 1, 2, 3, 4 e vado a lavorare le mie restanti 8 maglie. Vado ora a lavorare 6 maglie, vado a fare 4 diminuzioni e vado a lavorare le restanti 6 maglie. Lavoro le mie 4 maglie, vado a fare 4 diminuzioni e quindi vado a fare le ultime mie 4 maglie e chiudo il lavoro. Entro nella maglia e vado a chiudere con una maglia bassissima. Lascio il filo lungo in modo da poterlo cucire sotto la gamba. Vado a rifinire le scarpe facendo attenzione di mettere i due lati opposti, le righe laterali. Vado a realizzare la scarpa destra e scarpa sinistra in base a come le andrò a collocare alla gamba e vado a realizzare le mie 3 righette laterali. Entro nel laterale, vado a fare la mia riga in questo modo. E passo con il filato sottile per 3 volte in questo modo. Ripasso ancora una volta ed esco in questo punto per fermare le 3 righe in questo modo, in modo da bloccare in un'unica riga. Esco col mio ago all'interno dove sono entrata e vado a fare la seconda linea parallela all'altra in questo modo. Entro e vado a fare lo stesso lavoro. Stesso lavoro vado a fare poi anche per l'ultima striscetta. Con il filato beige entro e vado a rifinire la parte di dietro della scarpa. Vado a fare questa piccola curva come decorazione in questo modo. Vado a riempire la parte di dietro della mia scarpa. In questo modo. Terminata questa decorazione, entro nel lato della scarpa e vado a fare i lacci. In questo modo. Entro qui davanti e vado a fare i miei lacci. Ne vado a fare 3 righe. In questo modo vado a fermare il filo e ho terminato la scarpa. Una volta terminata la scarpa, la vado a riempire con l'ovatta sintetica per
metto un po' di filo di ferro all'interno delle gambe e vado a cucire sulla base della gamba. Per realizzare la giacca abbiamo una catenella di 30 maglie e lavoriamo 30 maglie basse per 14 giri. Lavorati i nostri 14 giri, entriamo all'angolo della giacca, qui in alto, e andiamo a lavorare 6 maglie per 10 giri. Dopo aver lavorato le nostre 6 maglie per 10 giri, andiamo a fare la stessa cosa anche per quest'altro lato. Entriamo nella sesta maglia e andiamo a lavorare le nostre 6 maglie, quindi girando e rigirando fino ad arrivare al decimo giro. Partendo dal lato, andiamo a fare la parte di dietro della nostra giacca e andiamo a lasciare 3 maglie. Entriamo nella quarta maglia. Lavoriamo 12 maglie per 8 giri. Terminati i nostri giri, andiamo a chiudere il nostro filo e a questo punto possiamo cucire all'interno in questo modo sulla spalla. In questo modo andiamo a cucire da una parte e dall'altra le due parti di sopra. Le 6 maglie di qua e le 6 maglie da quest'altro lato, in questo modo. Uniamo bene al rovescio in questo modo e andiamo a cucire maglia per maglia la parte di sopra, da un lato e dall'altro, fino ad arrivare alla sesta maglia qui. Dopo aver cucito, rigiriamo il nostro giubbottino dalla parte dritta. Per realizzare la manica andiamo ad avviare una catenella di 15 maglie e andiamo a chiudere ad anello in questo modo. Chiudiamo con una maglia bassissima e andiamo a lavorare 15 maglie basse nelle nostre 15 catenelle e andiamo a fare altri 28 giri di 15 maglie basse. Alla fine dei 28 giri andiamo a chiudere il nostro lavoro e poi andiamo a cucire sul giubbotto, quindi intorno alla manica del giubbotto. Per realizzare la bottonatura andiamo a formare una catenella di 8 catenelle e andiamo a lavorare 8 maglie basse nelle nostre 8 catenelle. Giriamo il lavoro e andiamo a lavorare questa volta 8 maglie basse nelle nostre maglie basse di sotto. Tralasciamo l'ultima maglia e andiamo a fare una maglia bassissima proprio in quest'ultima maglia, in questo modo, e andiamo a chiudere il nostro lavoro. Andiamo a fare 4 di queste, quindi altre 3. Guardando invece al lato destro del giubbotto, andiamo a realizzare la fibbia in questo modo. Andiamo ad avviare una catenella di 4 maglie, 3 e 4. Andiamo a lavorare 4 maglie basse nelle nostre 4 catenelle. 2, 3 e 4. Rigiriamo il lavoro e andiamo a lavorare altre 4 maglie basse nelle nostre 4 maglie precedenti e andiamo a chiudere il nostro lavoro. 3 e 4. Andiamo a chiudere il lavoro. Lasciamo il filo lungo in modo da poterlo cucire al lato. E anche di questi ne dobbiamo fare 4 da questo lato, in questo modo. Per cucire la manica la inseriamo all'interno
del foro qui del giubbotto e andiamo a cucire in questo modo. Ripieghiamo in questo modo e andiamo a combaciare le parti cucendole all'interno in questo modo. Andiamo a fare tutto il nostro giro fino a completare la nostra cucitura. Completato il nostro giro, possiamo rigirare la manica in questo modo e abbiamo terminato questa manica e andiamo a fare lo stesso lavoro dall'altro lato. Andate a lavorare una catenella di 20 maglie per realizzare il polsino. 20 maglie, andate a fare poi 20 maglie basse nelle 20 catenelle e chiudete e andate poi a cucire alla base della manica. Andate a fare anche la base di sotto del giubbotto, andate a realizzare una catenella di 35 maglie e andate a fare 35 maglie basse nelle 35 catenelle e andate a cucire. Andate a sistemare tutti le varie fibbie lateralmente e andate poi a realizzare anche il colletto. Andate a fare 30 maglie catenelle e 30 maglie basse nelle 30 catenelle e chiudete e andate a cucire. Andate poi a fare anche la base sulle spalle, allo stesso modo come avete fatto anche le fibbie, quindi 4 maglie, andate al ritorno e poi andate a chiudere. E dopo aver realizzato i polsini, le fibbie e il colletto, andate a decorare con un po' di scotch argentato le varie decorazioni. Con un po' di filo di ferro e un po' di lana andiamo a realizzare il microfono e lo andiamo ad inserire nella mano del nostro Fred Mercury e questo è il mio lavoro terminato. Spero che vi piaccia, spero che piacerà la persona che me l'ha chiesto. Vi do un grande bacio, un grande abbraccio, vi aspetto tutti alla prossima. Ciao ciao, un bacio, mi raccomando, condividete in modo che il mio canale cresca sempre di più. Grazie, ciao ciao, a presto.